Tra le tante proteste in questi giorni anche quella degli infermieri di tutta la Sardegna, dei principali presidi ospedalieri. Anche loro si stanno lamentando, una manifestazione, praticamente un'agitazione, rispetto per gli infermieri. Sta mancando il rispetto, Diego Muracino. Sì, oggi siamo qua al sindacato Nursing Up per denunciare questa situazione ormai insostenibile. Sia a livello nazionale, abbiamo in corso una contrattazione per la quale abbiamo indetto uno sciopero l'8 di aprile, perché non è possibile che l'infermiere, una figura laureata, si veda in questo modo maltrattata, a danno della figura a livello professionale, economico e familiare, a danno anche dei pazienti che risentono della carenza degli infermieri. Maltrattati perché? Siamo maltrattati perché non siamo retribuiti, siamo i meno pagati d'Europa. Gli infermieri sardi sono i meno pagati d'Italia. Dobbiamo andare a lavoro con l'avvocato e il sindacato perché diversamente non ci pagano. Gli infermieri sardi hanno accumulato migliaia di ore di straordinario in eccedenza e le aziende non provvedono a pagare. Se hai bisogno, praticamente devi ricorrere al sindacato e all'avvocato per vederti pagato il lavoro eseguito. Siamo costretti a avere una vita familiare pessima, doppi turni, notti, la situazione ormai è insostenibile. Il rapporto infermiere-paziente dovrebbe essere di 1 a 6 e siamo a 1 a 12. In Sardegna siamo nelle situazioni peggiori. Situazioni peggiori, allora abbiamo sentito la voce di qualche infermiere, ci ricordi il suo nome e cognome? Andrea Farris. Lei in che ospedale lavora? Io lavoro al 118 nel territorio sassarese. 118, sì, quindi infermiere, si parla di turni massacranti, impossibilità di vedere la famiglia. Lei da quanto tempo sta subendo questa situazione sulla sua pelle? Ormai da anni, ma questo avviene in tutte le strutture sanitarie. Ci sono infermieri che arrivano anche a fare 240 ore al mese tra turni ordinari, straordinari e prestazioni aggiuntive, pur di garantire la salute ai cittadini. Poi magari si vedono anche negato il diritto al pagamento delle prestazioni aggiuntive. Tra l'altro lei ha un ruolo anche importante perché è 118, quindi è a bordo d'ambulanze. Sì, noi lo essere... a bordo dell'ambulanza. È il primissimo soccorso che viene fornito. È chiaro che se c'è una carenza organica nel primo soccorso, l'infermiere che arriverà al domicilio del paziente sarà un infermiere stanco, un infermiere che quindi non potrà mettere il 100% dell'assistenza al paziente. C'è un surplus di ore anche nel suo caso? Sì, ci sono i colleghi che hanno parecchie ore, tra l'altro da poco siamo passati dall'ATS nel territorio sassarese all'Arius, quindi adesso ci sarà anche da chiarire le ore pregresse svolte in ATS e come verranno gestite dalla nuova azienda. In una battuta, nel suo caso, lei quante ore in più è arrivato a fare rispetto a quelle normali? Mensilmente mi è capitato di fare anche 40 ore in più. Un peso che poi si sente a livello fisico. Un peso che si ripercuote sulla famiglia, sicuramente sulla vita sociale, che impedisce una vita serena, un riposo adeguato anche a tutti i professionisti, che poi dovranno dare qualità di assistenza. Zero vita sociale, tra l'altro. Zero vita sociale, praticamente. Sì. Un altro infermiere, Marino, ci ricordi lei in quale ospedale lavora? Io mi chiamo Marino Vargiu, lavoro all'ospedale Brozzo in terapia intensiva cardiologica. L'ospedale più grande della Sardegna, c'è crisi anche lì per voi infermieri? La crisi purtroppo tocca tutta la penisola e la nostra isola in modo particolare. Sono in difficoltà tutti gli ospedali isolani. C'è una grossa difficoltà a riuscire a coprire i turni perché comunque la carenza di personale è tale da creare appunto questa situazione. Peraltro aggravata dalla situazione chiaramente dell'emergenza pandemica. Molti infermieri si sono positivizzati e questo ha comportato quindi una grossa difficoltà anche a coprire i turni, mettendo in condizioni i superstiti di dover lavorare con doppi turni e con grosse difficoltà. Anche oggi al Brozzo ci sono casi di infermieri comunque positivi e che quindi sono a casa con carenza di organico? È una situazione sì quotidiana, anche oggi al Brozzo ci sono molti infermieri che si sono positivizzati e quindi sono a casa in malattia. E non c'è un ricambio? E chiaramente non c'è un richiamo, le piante organiche erano già inadeguate precedentemente e quindi oggi con la nostra manifestazione lamentiamo un'inadeguatezza economica, un mancato rispetto professionale, un mancato rispetto personale. Chiediamo quindi che le nostre dotazioni organiche vengano adeguate a quelle che sono le normative attuali, chiediamo che il nostro stipendio venga adeguato a quelli che sono gli stipendi italiani ed europei, chiediamo che il rispetto della professionista corrisponda al rispetto del cittadino. Un professionista sanitario rispettato, rispettare quindi un professionista sanitario vuol dire rispettare anche i cittadini. Grazie, un'ultima battuta con lei in quanto operatore del 118. Lei ha operato anche durante il periodo del Covid, quando eravate visti come eroi. Sì,
Ho operato nella terapia intensiva Covid di Sassari e poi successivamente nel 118 ho fatto il trasferimento, quindi ho visto entrambe le realtà. Chiaro che c'è stato uno stress psicofisico importante, si andava davanti a una patologia che non si conosceva, quindi abbiamo dovuto reinventare totalmente l'assistenza e su questo gli infermieri hanno dato un grande contributo a livello anche nazionale. E questo contributo ad oggi non è stato ancora riconosciuto né economicamente né con un adeguamento delle dotazioni organiche e degli standard organizzativi dell'azienda. Lei quanti anni ha? Da quanti anni fa l'infermiere? Io ne ho 36 quasi e faccio l'infermiere a circa 11 anni.